Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Lo stato di salute dei ghiacciai è un indicatore dei cambiamenti, del cambiamento climatico che stanno piano piano mutando tutto l'ecosistema terrestre. Questo inverno, sul ghiacciaio dell'Adamello, la più importante riserva d'acqua italiana, sono scesi 2,5 metri di neve. Sentiamo l'intervista a Romano Ceschini, gestore del rifugio ai caduti dell'Adamello. Le condizioni meteo qua sono cambiate proprio drasticamente, nel senso che non va più sotto zero, cioè anche durante la stagione invernale senti che le temperature sono cambiate. La primavera a Sebino ha portato delle grandi notizie sul lago di Iseo. Il ritorno in acqua della motonave Ammiraglia, città di Bergamo, e il nuovo orario primaverile con collegamento da Sarnica a Lovere e viceversa. Ecco il servizio di Luca Conti. Navigare nel cuore di Bergamo Brescia, capitali della cultura, due le novità di primavera sul lago: il varo della motonave città di Bergamo, la più grande della flotta dopo il restyling, e il nuovo orario primaverile per vivere il lago. Il progetto del comune di Gorle di costruire un nuovo asilo nido più grande non mette d'accordo tutti. Sono quasi 500 le firme raccolte per chiedere all'amministrazione di ripensarci. Sergio Cotti ci spiega perché. Un nuovo asilo nido a circa 1 chilometro di distanza da quello attuale, dove è concentrato il polo scolastico del paese, più grande costruito su un'area verde. A Gorle il progetto del comune, finanziato per 1,5 milioni di euro dal PNRR, non piace però alle minoranze, ma a quanto pare anche a tanti genitori, soprattutto a chi ha due o più figli da accompagnare la mattina. Sono quasi 500 infatti le firme raccolte per chiedere all'amministrazione di ripensarlo. Si arricchisce la rete ciclabile della Valle Seriana, si tratta del tratto principale tra Aranica e Crosone, che mano a mano è stato ampliato. Sono previsti inoltre nuovi interventi di manutenzione come quelli del nuovo ponte in località Asimina. Tra Fiorano, Alserio e Cini vediamo il servizio. In una ventina di anni è diventata tra le infrastrutture turistiche più apprezzate della Bergamasca e non soltanto. La ciclabile della Valle Seriana è frequentata durante tutto il corso dell'anno. Quello che era il tratto principale tra Aranica e Crosone di circa 30 km è stato a mano ampliato e arricchito di varianti. Al borgo di Malpaga la prima sera sboccia con Cogli il Bello. L'iniziativa giunta alla seconda edizione, che dà la possibilità ai visitatori di raccogliere i fiori e creare la propria composizione floreale. Tante neutre novità per quest'anno, dalle domeniche con il mercato agricolo di Confagricoltura alle lezioni di yoga, pensando per i lavori floreali. La primavera fa sbocciare il borgo di Malpaga grazie a Cogli il Bello, l'iniziativa giunta alla sua seconda edizione che fino al 25 aprile permetterà ai visitatori di vivere un'esperienza unica ed immergersi nella natura e nella storia, con la possibilità, grazie alla formula Pick and Pay, di raccogliere personalmente i fiori più belli tra i 140.000 bulbi di tulipani, narcisi e giacinti che sono stati piantati nel campo di autoraccolta, creando così la propria composizione floreale. Porta sud verso Brescia, gestito da privati, e un intervento nella zona verso Lecco legato al raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro. Vediamo il servizio di Luigi e Desiderio. Primi passi per il cantiere in arrivo alla stazione di Bergamo. Il progetto, molto complesso, riguarda l'area verso Brescia, ma prevede anche un intervento nella zona verso Lecco legato al raddoppio della linea ferroviaria fino a Ponte San Pietro. I dati sulle attuali portate delle sorgenti che riforniscono le nostre case di acqua potabile suscitano qualche timore. Ognuno di noi è invitato ad adottare comportamenti responsabili per evitare sprechi di questa preziosa risorsa. Ecco il servizio. Un dato su tutti può aiutare a comprendere la situazione di allerta.
Ad aprile 2018 la Nossana, la principale sorgente che rifornisce Bergamo e l'Interland, poteva contare su una portata media di 8.800 litri di acqua al secondo. Ora la disponibilità è di circa 1.275, ben 7 volte di meno. L'Atalanta in Italia, Under 21 Matteo Ruggeri si sta ritagliando un ruolo di protagonista in questo 2023. L'esterno sinistro di Endena, fazione di Zonghio in Val Brembana, ha raccontato la sua storia. Ecco l'intervista. Solo dal primo giorno, quando si mette il piede nel campo della prima squadra, comunque a me non sembrava vero, nel senso, il primo giorno, essendo passato dal settore giovanile, comunque avendo fatto tutto under 16, under 17, under 18 primavera, poi comunque è il sogno che comunque vorrebbero realizzare tutti. Negli spazi della Fondazione Jobs Factory, gli studenti dell'ITS, Job Academy di San Paolo d'Argon, hanno partecipato ad una speciale lezione, un incontro con la robotica del futuro e più innovativi bracci. Cimentarsi nello studio e nell'utilizzo di tecnologie innovative per prepararsi al futuro, perché nel settore della robotica manca il personale, è l'opportunità che hanno avuto gli studenti della Fondazione ITS Jobs Academy di Bergamo, l'istituto tecnico superiore con sede operativa a San Paolo d'Argon, con una speciale lezione dedicata ai robot collaborativi, detti anche COBOT. La lezione si è tenuta a Gazzaniga, negli spazi della Fondazione Jobs Factory. Nell'ambito di Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura, la diocesi di Bergamo ha proposto la settimana della cultura. Tra i luoghi da visitare accompagnati da una guida c'è il santuario del Terreno, parrocchia di Rigosa. Ecco il servizio di Bergamo. Nella città di tutti è il tema fulcro della settimana della cultura proposta dalla diocesi di Bergamo. Un cammino con l'obiettivo di valorizzare il vastissimo insieme di luoghi, storie, edifici e oggetti, volti e relazioni, patrimonio delle comunità cristiane. Dalla classe quinta B di Zanica è tutto. Buona giornata. Ciao a tutti, io sono Nicolas, ho 11 anni e oggi ho fatto il ciacchista. Ciao, mi chiamo Zoe, ho fatto la ricerca.